questa, questa è una delle ultime. Ultime canzoni che abbiamo registrato. Adesso fra un po' andremo a registrare delle altre. Perché nel 2015 qualcosa di strano uscirà, speriamo, quando, perché abbiamo cominciato a carburare, dopo tanti concerti, siamo messi lì qualche canzone nuova, bella, strana, perché noi facciamo i dischi solo quando abbiamo le canzoni belle. Quando non sono belle è inutile che le facciamo, noi facciamo. Già se ne vendono pochi, se poi gli fai anche quelle canzoni brutte, comunque nel 2015, quindi, insomma, le canzoni belle sono importanti, nuove anche, però quelle storiche, quelle che voi non dimenticate, che non dimenticate, ci sono sempre. Anche perché se non suoniamo quelle lì, voi non ci fate andare a casa, quindi non ci sono. Allora noi vogliamo cominciare questo così, questo viaggio nei ricordi. Che voi tutti conoscete, che amate, che ammirate, e poi sicuramente siete fan, che è Carlo Verdone. Carlo per noi è stato, oltre al sovranito, è stata la persona che ci ha dato la possibilità di fare il nostro primo disco, come tutti possono sapere, ma senza Verdone noi probabilmente non saremmo ancora lì che aspettiamo di fare il disco. E invece noi vediamo un concerto come questo, sentiamo le nostre canzoni, e non le fa diventare con la sonora del film volontario. Lì è cominciato il nostro rapporto di amicizia, il nostro questo affettuoso e gratificante rapporto che si è ricaricato. Ultimamente ha fatto un'intervista bellissima dove ha detto che noi per lui siamo stati quello che Morricone è stato per Sergio Leone. Guardate che un complimento più grande non poteva farci. E allora, per ricordare e ringraziare questa amicizia con Carlo, facciamo ascoltare alcune canzoni che sono state, alcune, non sono talmente tante, alcune canzoni che sono state con il suono dei suoi figli. Avete cominciato con Fulmina, quanto non fu questa cosa, si chiama Marco Sopra, una splendida ragazza che si chiama Marco Sopra, a un certo punto veniva fuori questa canzone.